Queste 3 ore che ci restano facciamo un pochino di esercizi su flussi, campi di vettori e compagnia. Il primo è proprio facile, facile di riscaldamento. È questo, calcolare il flusso uscente dalla superficie sferica. Da questa superficie sferica, sigma r, che è x quadro più y quadro più z quadro uguale r quadro, del campo f, che è x 0 y. La soluzione è semplicissima, perché questo campo qui ha una divergenza molto semplice: il volume della sfera. E insomma, gli integrali sferici non sono difficili da fare, quindi la cosa più facile in questo caso è usare il teorema di divergenza piuttosto che parametrizzare in coordinate sferiche, che invece è un po' noioso. E quindi l'integrale triplo, l'integrale, scusate, doppio di f scalare normale uscente in d sigma è semplicemente uguale all'integrale triplo su x quadro più y quadro più z quadro minore uguale a r quadro, quindi sulla sfera, della divergenza di f dx dy dz. Ma la divergenza di questo oggetto è derivata della prima componente rispetto a x, che fa 1, la seconda componente dà 0, eppure la terza componente, che è la derivata rispetto a z, è la terza componente, e quindi la divergenza è 1. Questo è l'integrale triplo x quadro più y quadro più z quadro minore uguale a r quadro di 1 dx dy dz. E quindi quello che è il volume della sfera. Il volume della sfera, come c'è pure la filastrocca, il volume della sfera qual è? 4 terzi pi greco r3. Ok? Quindi 4 terzi pi greco r al cubo è il volume della sfera. Fine dell'esercizio. Questo era proprio semplice, semplice per scaldarsi, non c'era bisogno di niente, soltanto il teorema della divergenza. Allora, facciamo un altro un pochino, sempre simile, insomma, però almeno che ci sia un pochino da lavorare. Calcolare il flusso uscente da ogni faccia della cilindro S, che è x quadro più z quadro minore o uguale di 1, 0 minore di y minore o uguale di 1. Quindi questo è un cilindro appoggiato, diciamo, orientato nella direzione delle y. Ok? Quindi se lo guardate sul piano xz sono cerchi, e poi va da 0 a 8. Del campo e z e y e x. Allora, in questo caso il teorema della divergenza ci può servire, ma fino a un certo punto. Non possiamo fare tutto l'esercizio col teorema della divergenza. Della divergenza, perché? Perché il mio cilindro è questo. X, Y, Z, e abbiamo detto che il mio cilindro è, ha come asse, l'asse Y, ok? E vediamo un po' di normali. È venuto abbastanza brutto, proviamo a rifarlo un pochino meglio. Almeno si capisce qual è il dietro e qual è il davanti. Se
Chiamiamo questa faccia sigma 1, questa faccia dietro sigma 2 e questa laterale sigma 3. Come sono messe le normali? Le normali sono messe uscenti, quindi su sigma 1 sono dirette in avanti, orizzontali, cioè sul piano lungo la, sono parallele a y, qui sono parallele a y ma rivolte dietro e qui sono perpendicolari alla superficie del cilindro, ok? Poi quello dietro non lo disegno, ci siamo capiti. Allora, se voglio il totale dell'energia, se mi dà il flusso totale, quindi cerchiamo di fare almeno i flussi facili. Quindi, diciamo, siccome io devo cercare tre flussi, il totale dell'energia mi dà la somma dei tre, posso sperare di indovinare quali siano le due facce e il terzo lo ricavo per differenza. Quindi, qui, se non altro, la normale ha due componenti diverse da 0, perché qui la normale è 0, 0, 1, è 0, 1, 0 e qui la normale è 0, meno 1, 0, cioè è orientata verso y. Quindi F scalare di n è molto facile. Seconda cosa, questa è una superficie piana. Quindi la parametrizziamo in maniera semplice, questa non c'è nulla da parametrizzare, l'integrale di superficie è un integrale piano sul piano xz. E quindi anche l'integrale di superficie è facile. Quindi il flusso, quindi su sigma 1 per esempio, n uguale, la normale uscente è 0, 1, 0. Quindi F scalare n è uguale a 0 e y e z. L'altro, per come abbiamo detto, questa cosa qui, che questa è proprio uguale a E, perché su sigma 1 y è uguale a 1. Ok? Quindi il vettore addirittura è costante, quindi l'integrale su sigma 1 di f scalare n in d sigma è uguale all'integrale su x quadro più y quadro più, scusate, z quadro minore o uguale a 1. Di E in dx del z. Questa è l'area del cerchio, questo è E per l'area del cerchio di raggio 1, quindi è pi greco E. Quindi questo è banale. Su sigma 2 la normale uscente è, abbiamo detto, 0, meno 1, 0. Quindi F scalare N è meno e alla y che è uguale a meno 1. Perché? Perché su sigma 2 y è uguale a 0. Quindi l'integrale su sigma 2 di f scalare n d sigma è uguale a meno l'integrale di x quadro più y più z quadro. Minore uguale a 1 di 1 dx dz che è meno e. Quindi i primi due flussi sono molto facili. Facciamo il terzo. Il flusso su sigma 3 richiederebbe un pochino più di lavoro, ma noi scriviamo che il flusso su sigma 3 di f scalare ds ed è f la normale uscente ds è uguale al flusso sul bordo di tutto il cilindro di f scalare n ds, quindi il flusso uscente non da questa faccia ma da tutta la superficie del cilindro meno i due che ho già calcolato. E questo integrale qui, che è l'unico che mi manca, è uguale all'integrale triplo su tutto S della divergenza di f dx, dy, dz per il teorema
la divergenza. Quindi attenzione, cosa importante, non ho calcolato il teorema di divergenza cioè il teorema di divergenza non mi dà il flusso su una singola faccia, ma mi dà il flusso complessivo uscente. State attenti che a volte, per esempio, un errore del principiante è se io vi chiedevo calcolate il flusso solo su sigma 3. Sigma 3 sembra già tutto completo perché vi scordate di mettere i due, diciamo, coperchi sopra e sotto, fate come il diavolo che fa le superfici laterali ma non i coperchi, e usate il teorema di divergenza e vi perdete un pezzo, anzi in questo caso due pezzi, va bene? Quindi il teorema di divergenza è un teorema uscente da un solido limitato, quindi uscente da tutte le facce complessivamente. Il teorema di divergenza è facile perché gli esponenziali si derivano bene, la derivata di e alla z rispetto a x fa 0, la derivata di e alla y rispetto a y fa e alla y, la derivata di e alla x rispetto a z fa 0, quindi la divergenza è alla y, quindi questo oggetto qui è l'integrale tripla di S della divergenza di f di x di y di z è integrale triplo su S di e alla y di x di y di z. Ora devo scegliere come integrare e decido di integrare per fili. Integro, ma cambiamo colore. Posso fare due scelte. Posso integrare per fili, cioè integro su ogni filettino e poi su una circonferenza, oppure integro su tutte le circonferenze e poi integro da 0 a 1. Posso scegliere quello che voglio. Diciamo, in questo caso sono indifferenti, che l'oggetto è molto facile. Diciamo che integro per fili. Quindi, cosa vuol dire per fili? Vuol dire che qui ho il mio cilindretto. Quindi integro prima nelle y e poi così su una delle due basi. Quindi l'integrale triplo su S della divergenza, insomma, diciamo, ormai sappiamo cos'è, è di e alla y di x di y di z. Me lo faccio prima e alla y di y fra 0 e 1, perché le y vanno fra 0 e 1, e poi integro sulla circonferenza di base, cioè su x quadro più y quadro più y ci ho già messo più z quadro minore o uguale di 1 in dx de z. Ho l'integrale di a alla y integrale elementare, quindi questo qui viene e meno 1. L'ho già valutato, eh? L'integrale di alla y e alla y in 1 vale e in 0 vale 1. Quindi questo è l'integrale doppio di x quadro più z quadro non è uguale di 1 di e meno 1 di x di y. Ma questa è una costante, salta fuori dall'integrale e quello che mi rimane è l'integrale di 1. Quindi questo è, vabbè, facciamo proprio pallosissimo. L'integrale di 1 è l'area del cerchio, e l'area del cerchio è pi greco r quadro, quindi pi greco. Quindi, questo pezzo qui è uguale a pi greco e meno pi greco. E poi gli altri li abbiamo, quindi abbiamo che l'integrale su triplo, quindi l'integrale triplo su sigma 3 di f scalare n di s di sigma è uguale all'integrale
doppio su tutto il bordo di F, insomma, vabbè, ora vi scrivo direttamente la somma, se non si ci pi greco e meno pi greco, e questo sarebbe l'integrale doppio uscente da tutto. Poi meno pi greco e, questo sarebbe meno l'integrale di f scalare n sigma su sigma 1, meno pi greco, questo sarebbe meno l'integrale doppio, meno pi di spazio, meno l'integrale doppio su sigma 2 di f scalare n sigma, e quindi questo se ne va con questo. Scusate, qui c'è un più pi greco perché l'integrale di prima era col segno meno. Era meno pi greco, non meno e. Ok? Perché l'integrale è l'area del cerchio. Quindi questo si va con questo. E il flusso laterale è 0. E abbiamo fatto anche questo secondo esercizio, che era un filino, era sempre piuttosto semplice, ma era un filino più elaborato, soprattutto c'ha quel tranello. Va bene, vediamo un altro simile. Ora ne facciamo un pochino sul teorema delle divergenze in quest'ora, poi semmai facciamo anche gli altri teoremi. Allora prendiamo sigma 1, che è z uguale a 1 meno x quadro meno y quadro, 0 minore uguale di 0 minore uguale di 1, orientato verso l'alto. Orientato verso l'alto, abbiamo già detto, è una maniera un po' informale di dire che il vettore normale ha una componente positiva, ha la terza componente, la componente lungo z positiva. Prendiamo f, che è y 1 z, e calcoliamo il flusso. Allora, come è fatto questo oggetto? Questo è un paraboloide, perché vedete che c'è una simmetria di rotazione, questo è come 1 meno ρ quadro, quindi è un paraboloide il tipo 1 meno r² 0, z varia tra 0 e 1. Quando z è uguale a 0 vuol dire che x quadro più y quadro è uguale a 1, quindi la circonferenza di base è uguale a raggio 1. Quando z è uguale a 1, questa cosa qui diventa 0, quindi z uguale a 1 è proprio il vertice del paraboloide. Quindi intanto disegniamo questo paraboloide. X, Y, Z, quindi avrà una circonferenza di base di raggio 1 e poi il vertice di raggio 1. Ok? Come è orientato? Orientato, abbiamo detto, verso l'alto, cioè le sue normali hanno una terza componente positiva. Va bene? Ok. Allora, attenzione, perché questo qui non è l'esterno di un solido. È quello che si dice prima, non è la buccia di un solido, perché sigma 1 è soltanto questa qua. La superficie, se questa è laterale, gli manca questo fondo. Sigma 1 è questa. Allora, la cosa che posso fare è chiudere il paraboloide. Cioè, definisco sigma 2 sarà z uguale a 0 e x quadro più y quadro minore uguale a 1. Questo cerchio di base. A questo punto,
sigma 1 unito sigma 2 è uguale al bordo di un certo dominio D, con che è D, D è il paraboloide pieno, sarebbero le z che stanno fra 0 e 1 e che sono anche più piccole di 1 meno x quadro meno y quadro. Ok, cioè quelle che stanno sotto questo paraboloide. Se volete, la maniera più pulita sarebbe 0, scriviamolo, questa cosa qui è sempre minore di 1, perché x quadro, cioè un'altra maniera di scriverlo è, voi volete che questo sia sempre minore di 1, quindi volete che questo sia positivo, poi volete che sia maggiore di 0, e quindi potete scrivere per esempio 0 minore di z minore di 1 meno x quadro meno y quadro. Ricordatevi che questo vuol dire anche che x quadro più y quadro è più piccolo di 1. Ok, queste due le potete mettere insieme. Ma non, la prima non è sbagliata, è una scrittura semplicemente un po' meno sintetica. Bene, come lo orientiamo? Sigma 2 lo orientiamo verso il basso. Orientiamo con n che è 0, 0, meno 1, perché sigma 2 è proprio orientato. È proprio orizzontale, quindi la sua normale verticale può essere o verso il basso o verso l'alto, e noi scegliamo quella verso il basso, quella verso il basso, perché così complessivamente l'unione di queste superfici orientate in questa maniera è il bordo del solido e le normali sono le normali uscenti. Quindi qui possiamo complessivamente usare il teorema della divergenza. Cosa ci guadagno e cosa ci perdo? Se voglio calcolare l'integrale su sigma 1 direttamente, devo farmi un'integrale di superficie sul paraboloide, quindi devo parametrizzare il paraboloide. Su sigma 2 invece questo è molto facile. Cosa ci perdo? Quindi è più facile probabilmente fare l'integrale di questo campo, fra l'altro viene immediato questo, perché la normale fa sopravvivere solo z che su questa cosa è 0, quindi questo integrale qui non c'è nemmeno a calcolarlo. Cosa perdo? Perdo che c'ho da fare un integrale tridimensionale invece che un integrale di superficie, quindi c'è una variabile in più, questo potrebbe complicare le cose. Poi dipende da come è messa la divergenza sarà probabilmente facile perché ho polinomi di grado basso. Quindi posso usare il teorema della divergenza. Quindi l'integrale su sigma 1 di f scalare la normale più l'integrale su sigma 2 di f scalare la normale è uguale all'integrale sul bordo di f scalare la normale uscente, cioè queste non sono uscenti, queste sono normali, insomma, cioè l'integrale triplo su d della divergenza di f di x di y di z, un po' di troppi d, di x di y e z, e la divergenza qual è? Deriviamo la prima rispetto a y, otteniamo 0, deriviamo la seconda rispetto a, cioè deriviamo la prima rispetto a x, otteniamo 0, 0, deriviamo la seconda componente rispetto a y, otteniamo 0, o deriviamo la terza componente rispetto a z e otteniamo 1, quindi anche questo è dx, dy, dz. Ora, anche qui possiamo decidere se integrare per fili e per strati. Integriamo per strati. Integriamo cambiamo, questa qui la facciamo per strati, quindi integro su questo dominio qui che è x quadro più y quadro sarà minore o uguale di 1 meno z. Cioè esplicitate questo, portate questo di qua, x quadro più y quadro è minore di 1 meno z. E le z invece variano fra 0 e 1. Quindi questo è uguale all'integrale tra 0 e 1 in dz, l'integrale su x quadro più y quadro minore o uguale di 1 meno z di 1 dx di y. Ok, quindi l'integrale interno è questo. Ora questo qui è l'area del cerchio di raggio al quadrato 1 meno z. Quindi questo è l'integrale tra 0 e 1 di
pi greco per il raggio al quadrato di 1 meno z in dz. E questo è pi greco z meno pi greco z quadro mezzi, che valutato diventa pi greco per 1 meno 1 mezzo pi greco mezzi. Va bene, ora non voglio. Questi sono integrali elementarissimi, quindi lo guardate poi con calma. Oh, questo è il flusso complessivo. Ora facciamo il flusso su sigma 1. Abbiamo detto quello che cerco, ma non lo voglio calcolare direttamente. Guardiamo quindi il flusso su sigma 2. Su sigma 2, F scalare la normale esterna è, abbiamo detto prima, la normale 0, 0, meno 1, quindi è 0, 0, meno z. Quindi è 0 più 0 più meno z, che è uguale a 0 perché su sigma 2 z è 0, siamo sul piano orizzontale. Quindi il flusso su sigma 1 di f scalare la normale che ho dato prima è pi greco mezzi. E questo conclude l'esercizio, perché l'altro pezzo è nullo, ok? Quindi questo è un po' la storia del teorema della divergenza, ok? Va bene, ci fermiamo qui un pochino prima, tanto l'ora successiva probabilmente voglio cominciare un esercizio un po' più lungo. E quindi non lo voglio smezzare adesso, quindi mi interrompo ora e faccio poi la seconda parte un pochino più lunga.